Eh sì, signori, quest'oggi per la prima ed unica volta avrete l'onore di sentire una frase che mai andrò a pronunciare in futuro, quindi godetevela. Iniziamo. Un raro ramarro marrone contro una rara rana nera combatterono su un muro arancione. E voilà, contenti, No, sono una persona di parole. Vi avevo promesso che prima o poi avrei appunto detto raro ramarro marrone contro non vi dico che difficoltà per me, siete dei bastardi caini. Però sono una persona di parola e pertanto mi sembrava giusto farlo prima o poi in un video. In ogni caso, benvenuti quest'oggi a questo gameplay di Battlefield 4 nella modalità hardcore tanto amata dai ramarri marroni, un po' meno dalle rane nere. E comunque sì, volevo mostrarvi quest'oggi un gameplay nella sexy modalità hardcore, dove succedono delle cose molto molto porcelle, per un po' andarne a parlare in maniera abbastanza, insomma, concisa e breve, però anche per variare un po' da quello che è la classica modalità normale. Innanzitutto vedete subito cosa cambia nell'interfaccia: non abbiamo più la minimappa, quindi non vediamo più i nemici spottati appunto sulla minimappa, e spesso i nemici stessi non risaltano subito, nel senso che non compare subito lo spot arancione, un nome rosso, arancione, mi sembra più tendente all'arancione. Pertanto spesso c'è la possibilità che si vadano anche a confondere con gli alleati, e soprattutto esiste quella odiata cosa che si chiama fuoco amico. Perché, oddio che spawn, fate attenzione quando spawnate, perché quando c'è il fuoco amico, diciamo, sì, non è un problema fin tanto che voi uccidete un alleato, al massimo gli dite scusa tanto, non l'ho fatto apposta, ma quando l'alleato uccide te, che è un problema, e dove ti incazzi non poco. Comunque, torniamo un attimo a parlare di questa modalità hardcore, il cui nome è davvero sexy. Cioè, io passerei tutto il commentary solo a dire: ragazzi, ma l'avete sentito? Hardcore, cioè, quanto è sexy. No, vabbè, la modalità hardcore, talvolta, insomma, uno ci può giocare, può piacere come può non piacere. Dicevo che forse uno dei pregi maggiori che può portare la modalità hardcore è quella che vi porta ad adottare uno stile di gioco molto più ragionato. Se nella modalità normale tendenzialmente giochiamo come dei, diciamo, psicopatici dotati di arma che corrono per le mappe, nel senso che siamo degli schizofrenici che continuano a saltare a destra manca per uccidere tutti, nella modalità hardcore, se facessimo mai una cosa del genere, verremmo segati dopo 4 secondi, perché si cade, cioè si muore troppo in fretta. E difatti perciò si deve adottare un gameplay un po' più ragionato. Forse quello non mi si addice molto, perché mi piace molto scorazzare in giro e quindi è più difficile. Dobbiamo essere molto più veloci, diciamo, ci porterà ad avere quelli che sono dei buoni riflessi. Ecco, talvolta magari uno può vedere la modalità hardcore come un buon allenamento per la modalità normale, perché nell'arco vince chi vede il nemico per prima. Vedi il nemico, gli spari, l'hai ucciso. Non hai visto il nemico, lui ti ucciderà, perché sei stato lento nell'individuarlo. Pertanto diciamo che il pregio della modalità arco, che magari potreste scoprire, è quello di cercare di essere molto molto più attenti a quello che vi sta succedendo attorno, perché non avete la distrazione della minimappa, non potete andare a scoprire dove effettivamente sono i nemici, dovrete affidarvi solamente al suono e un po' ai vostri occhi e alla vostra capacità di muovervi e muovere le chiappe per queste mappe e trovarli, scovarli. E quindi è davvero molto più difficile sotto quell'aspetto. Poi nello scontro gun on gun si va un po' a ridurre quello che è l'abilità del singolo giocatore, nel senso che certo si deve avere l'abilità di tirare su il fucile per primo oh, cosa sto pensando? Tirare sul fucile per primo, però poi dopo i primi due colpi il gioco è finito, l'avete ucciso. Nella modalità normale non basta essere i più veloci, ma lo si deve anche saper usare molto bene. Insomma, queste filosofie che si possono applicare anche al di fuori dei videogiochi, fantastico. Un piccolo esempio: parliamo di fucili e di armi, andiamo a finire a parlare di molte altre cose che meglio non approfondire qui quest'oggi. Comunque, ricordatevi, il defibrillatore è sempre utile, io ve lo dirò sempre, perché se mai capitaste in una partita con me dovete restarmi a prescindere dalla situazione. E quindi torniamo un attimo alla modalità hardcore. Io vedo quello come pregi. Ce ne sono altri? Sì? No? Forse? Beh, ditemi qua sotto la vostra, con una vostra piccola analisi sintetica e dettagliata della modalità hardcore del genere. Mi fa cagare. Sintetica, dettagliata, hai detto tutto in
tre parole, mi fa cagare. O l'altra, minchia che figata, minchia che figata. Tre parole per descrivere la modalità e io che sto perdendo quanti minuti? 4 minuti e 47, 48, 49. Sì, vado avanti fino alla fine perché non so più cosa dire. Ma visto che non so più cosa dire, o meglio, il video ormai sta volgendo al termine, ragazzi, io vi ringrazio come al solito per la vostra gentilissima attenzione. Come al solito, iscrivetevi al canale per vedere altri video di Battlefield 4 e nulla, ragazzi, io ve lo dico subito, lo so, prossimamente arriveranno anche dei gameplay di Call of Duty Ghost perché ce l'ho e diciamo, però se è un video su COD, dai, si può fare, no? Dai, sì, si può fare. E comunque, altra cosa importante, Open Lobby, ci sto lavorando, prima o poi le faremo, quindi state sintonizzate, continuate a seguirmi su Facebook, Twitter e Google Plus. Twitter e Google Plus non li uso mai, ma voi seguitemi anche lì, così siamo a posto, perfetto, a posto. Partita finita, io sono Leo, grazie per l'attenzione, un like, un commento e alla prossima. Ciao!